guardate un palmo della mia mano, ragazzi, guardate che razza di chela, ma voi immaginate la tenerezza di questa carne che sta qua dentro. Signori, vi presento un astice blu direttamente dall'oceano francese, ragazzi, e oggi questa meraviglia del mare, questo dono della natura, ce lo griglieremo in una maniera che non avete mai visto da queste parti. Però non sono solo, c'è anche lei, ta-ta, 1,8 kg di fiorentina, e c'è pure Luca Bini direttamente da Ferrara, signori, perché oggi sconvolgiamo tutti grazie alla tua professionalità e a questo dispositivo di cottura che sta alle mie spalle, il Traeger. Tiè, guardate qua che espressione, che meraviglia pure questo della tecnologia, direttamente dall'Oregon. Insomma, ragazzi, oggi grande melting pot. Praticamente sapete che facciamo? Questo astice blu ce lo grigliamo e lo facciamo sposare con questa T-bone di Angus USA, perché faremo il surf and turf. Che roba è il surf and turf? Il piatto tipico che viene dalla California, dalla Florida, da quelle parti lì. Tu da dove vieni? Sì, io vengo da Ferrara. Ferrara dove? Ferrara, da Scortichino. Da dove? Scortichino, un bellissimo paese. Quanti abitanti so Scortichino? Boh, neanche 2000. L'hanno mai visto il surf and turf da Scortichino? Ma secondo me mi uccidono quando lo vedono. Voi l'avete mai visto il surf and turf? Pure se non abitate a Scortichino, scommetto che non l'avete mai visto. Lo facciamo vedere noi. Quindi surf and turf è il mischione tra crostacei e carne. Esattamente. E ce lo grigliamo su questo barbecue a pelle. Assolutamente. Però tu mi hai detto, Michele, ma potevo io limitarmi a fare solo il surf and turf con l'astice e la T-bone Angus? No. Che ci fai? Iniziamo da una bellissima capasanta, prodotto fantastico per quanto possa riguardare un aperitivo, un piccolo antipastino, precena di pesce e quant'altro. È molto sfizioso e anch'esso sarà un bellissimo surf and turf. E come lo fai? Come lo fai? Andremo allora a prendere i coralli della nostra ripigli i coralli. Ah, capasanta, no? La capasanta, ok. Ok. Andiamo a farci una salsina con i coralli del tuorlo, una sorta di maionese molto più leggera, sfumata al brand. Poi dopo andremo ad aggiungerci la cotenna di popcorn. Maiale e capasanta. È un po' come gamberetto e bacon, no? Però ce la siamo studiati in un'altra maniera. Ma vieni a Roma, che stai a fare a Scortichino? Vieni a Roma dove sto io. Adottiamo quest'uomo! Petizione per adottare Luca Bini. Vabbè, basta chiacchiere. Ecco la capasanta, ragazzi, detta anche conchiglia di San Giacomo, esatto. Te la affido, caro mio. Ok, sì. Guarda, noi prendiamo semplicemente le nostre capasante, togliamo i gusci, andiamo a togliere i nostri corollini con molta calma. Perché la capasanta è particolare come mollusco, è composta da due parti. Due parti, il corallo. Il corallo che è quello lì. Esatto, e questo qui. È la parte cicciosa. È la parte cicciosa. Mi piace come termine tecnico, cicciosa. Esatto, andiamo a togliere il suo nervetto, andiamo a pulirle un pochino bene. Vabbè, la mani. Mollusco. È un mollusco. Buono. Ah, guardate, vi faccio vedere un'altra figata che ho scoperto. No, questa, ragazzi, è veramente una figata. Questo taglierino, signori, c'ha tipo la calamita. Cazzo, se toglie, infatti se toglie perché c'ha la calamita. Calamita. Cioè, voi non la vedete, ma qua sotto c'è una calamita. Mettete il tagliere qua e a quel punto non si sposta più. Tiè, vai. Vai. Fantastico, ragazzi. Andiamo, facciamoci questa... Cioè, è una simil maionese, praticamente. Vedi, sembra una maionese. Sta già montando, lei sta lavorando. Assaggiamo sta salsetta, assaggiamo, vediamo un po' com'è venuta. Lo sai che è delicata al sapore di mollusco? Buona. Il padellino c'ha il burro dentro, chiarificato. Assolutamente. Ci mettiamo, gli facciamo fare un bagnetto. Bravissimo. Mamma mia, come frigge! Madonna mia, comunque è un potente sto barbecue. Sì, è potentissimo. Cioè, non gli si può di niente. Togliamo, togli. E via. E mo che famo? Le appoggiamo su nostro tagliere a raffreddare un attimino. Quello era capace pure io. Oh? Adesso facciamo una cosa, mettiamo a scaldare e a cuocere ovviamente i gusci. Non ci sta niente, che metti? Ci sta niente. Cioè, pure se non ci sta niente dentro. Assolutamente. Perché le ovviamente, scaldi? Ovviamente li scaldiamo perché arriverà al piatto sicuramente e al cliente più caldo. Portando calore rimane caldo anche tutta la preparazione. Secondo ovviamente che per la capasanta cruda. Figlio di una ballerina questo. Abbiamo brustolito tutte le nostre conchiglie. Qua abbiamo della cotena di maiale che abbiamo fatto essiccare. È stata bollita, lavorata e fatta essiccare. Ci vogliono circa 48 ore per prepararla. E adesso andremo a buttarla in un bagno di olio caldo che abbiamo scaldato qui in una padella all'interno del barbecue. E andremo a fare i famosi popcorn di cotenna di maiale. Uova di lompo rosse.
Scusa, Luca, questo che roba è? Un corallo nero di seppia. Questo pare il centrino che faceva mia nonna. Solo lo faceva bianco lei. Può venire. Io lo faccio nero. Come si chiama sto piatto? Questa qui è la mia famosa capasanta gourmet. Signori, capasanta. Buon appetito. Capasanta gourmet dell'amico qui Luca Bini. Mortacci, quanto cazzo è buono. Se non gliel'avessi vista fa con i miei occhi, non ci avrei mai creduto. Passiamo al surf and turf, quello gagliardo, quello motivo gagliardo per cui stiamo qua. Per l'ennesima volta su questo canale vinciamo un pregiudizio, perché abbinare crostacei e carne in Italia è praticamente non si fa. Non si fa. Non credo che qualche ristorante abbia mai osato fare un surf and turf, se no forse per serate particolari. Esatto, se non per serate a tema. Quindi, visto ragazzi che i ristoranti non ve li fanno, voi vi comprate il tracker e voi fate da casa seguendo le indicazioni del Luca Bini. Cioè, perché così, no? Ma che volete? Dobbiamo fare? Noi dovremo cucinare questa bellissima bistecca in reverse. Andiamo a prendere la nostra carne, la andiamo a mettere direttamente in piedi, sfrutteremo la sonda del nostro Traeger per andarla a sondare al cuore. Questa qua è la temperatura del Traeger, giusto? Esatto. Perfetto, benissimo. Questa adesso è la temperatura che, bistecca. Che avremo della bistecca. Della bistecca. Ok, quindi l'abbiamo tenuta a temperatura ambiente per velocizzare il procedimento. Beh, bel display, bella, sta macchina l'avevo già vista l'altra volta, ogni volta mi e oggi ti faccio riscoprire altre cose migliori. Ottimo, mo okay. Devo chiudere. Mo chiudiamo. Ciao bella, a dopo. Ciao. E ci vediamo fra un'oretta circa. Ciao. Ovviamente ragazzi, quando si fanno queste preparazioni ci sono dei momenti morti di stand by in cui bisogna attendere. Allora colgo l'occasione per presentarvi il dispositivo di cottura che stiamo utilizzando oggi. È un Traeger, è un dispositivo di cottura che arriva dall'Oregon, da quelle parti ragazzi di barbecue se ne intendono, ed è a pellet. È davvero ragazzi un bel gioiellino. Questo signori è un Timberline 1300, praticamente è il top di gamma, ma ce ne sono tre varianti. Questo che stiamo utilizzando oggi, che Traeger ci ha mandato ragazzi, è isolato, mantiene la temperatura per più a lungo, insomma è davvero un gioiellino performante. Tra l'altro consuma pure di meno, guardate, vi faccio vedere quanto consuma, perché questo ragazzi è un dispositivo di cottura e bisogna attaccare la spina. Dice, ma quanto consuma? C'è scritto chiaro chiaro, 100 watt, ecco acqua. Mo, come la lampadina del bagno praticamente, anzi un po' di più, però insomma stiamo là, insomma non è che quando andate al bagno accende la luce vi state a preoccupare di quanto spendete, insomma la stessa cosa si fa per questa macchina. E in più ragazzi è uscito anche questo nuovo pellet, ovviamente è un pellet a uso alimentare, ma è un pellet ecosostenibile. Questo è il marchietto che certifica che è un pellet che proviene da un programma di deforestazione controllato, una roba seria insomma. Una cosa comodissima è che c'è un'app dal quale potete controllare la cottura, il tempo, la temperatura, è fighissimo. Praticamente voi caricate il Traeger, ve ne andate a fare la spesa e lo controllate o sull'app, o se avete l'Apple Watch ve lo controllate sull'Apple Watch. Fate quello che vi pare, controllate tutto, state tranquilli che non si brucia niente. Poi altra cosa, c'ha tre griglie e per preparazioni un po' complicate, un po' lungo, se c'è un sacco di gente vi posso assicurare che è molto comodo. Uno vi potrebbe dire, ma questo costa troppo, se questo costa troppo te compri quello più economico. Meglio di così, ma che volete di più? Apri, apri, dai che è pronto, allora, tirala fuori, guarda nostro, come suda! Il nostro reverse è finito. Dammela qua, aspetta che cosa, guarda ragazzi, no, vieni qua, il reverse ragazzi, la tecnica americana di cuocerla lentamente, d'accordo, sembra lessa, ma solo apparentemente, dovete vedere alla fine del video, ma guardate come suda, guarda, oh, ti prego, guarda qui, cioè, guarda qui, grasso che cola proprio, Dio che meraviglia ragazzi, guarda qui, no ragazzi non resisto, scusate. Dio che bontà incredibile, che cosa meravigliosa. Ora che facciamo? Niente, l'andiamo a mettere nella butcher paper, che conosciamo tutti benissimo l'effetto che fa, che è quello di raccogliere tutti i liquidi in eccesso. Noi andremo a dover fare una Mylard dopo, sì. Quindi più adesso lei si riposa in questa carta qui, meno liquidi avremo poi per permettere la reazione di Mylard. Vai. La butcher paper mi piace. Se fosse per me la butcher paper me la metterei anche al bagno, lo sai. Avete mai visto una cosa del genere? Bella? Direi non male.
Caro mio, ammetto la mia più profonda ignoranza nella gestione di un crostaceo di tal genere, di questo astice blu che arriva dall'oceano francese. Esatto. Loro sono i fan di Braciami Ancora. Tutti scrocconi di serie A, ragazzi, sono venuti perché hanno risposto al nostro appello su Instagram. Se volete partecipare ai nostri video, mi dovete seguire su Instagram. Uno dice, ma io Instagram non ce l'ho. E tu lo fai, ogni tanto vai lì e guardi gli appelli che facciamo, giusto? Mi pare giusto. Prendiamo. Adesso andiamo a togliere, a spaccare anche un po' di dietro, in modo che riusciamo ad aprirla, ma non troppo. Gli dobbiamo dare l'innesto, ho già capito, troppo duro. Lo dobbiamo fare è questo. Tutta polpa qua. Ma la riconosci, è francese? Bellissimo. Siamo sicuri che? Sì, sì. Ma che ci ha data la fregatura, no? Oh, no. Qui la pratica si fa in termometro. Andiamo già a aromatizzare prima di andare in cottura, in modo che la parte sopra rimanga comunque morbida. Sì, ma che ci sta qua dentro? Burro e maggiorana, semplice. Burro e maggiorana. Vado, apro. Vada. Holy! Bella! Io sono pronto, eh? Sei pronto? Che famo? Siamo giunti al momento. Non serve padella calda. No, questa non serve. Come vedete, la nostra bacera ha fatto il suo sporchissimo lavoro. Rispieghiamolo. Facciamo questo lavoro per aver tolto più unto possibile, diciamo, del grasso della carne, per mettere adesso la reazione di Maillard. Così tu poggi la bistecca nella pentola di ghisa. Guarda, lo facciamo direttamente. Perché parlare quando perché? Possiamo far vedere? La poggi? Mamma mia, ragazzi! Questo è il momento che aspettavo. No da mesi, no da settimane, da anni. Tu consigli l'utilizzo di questa pentola di ghisa? Sì. Bene. Assolutamente, perché trasferisce molto bene il calore per molto tempo. Alla grande. Se considerate che sotto non abbiamo un fornello, ma la stiamo scaldando come se fosse in un forno, abbiamo una temperatura abbastanza potente per poter permettere questa operazione. Guarda che bella imbrunitura, guarda che bella Maillard. Guarda che meraviglia. Mamma mia. È rosa dentro. È rosa, sì. Tipico colore del reverse, del metodo americano. Esatto. Mamma mia, guarda qua, aspetta, fermo, buono, guarda qua. Strezziamolo un attimo. Madonna, ragazzi, che cottura che hai fatto. Una buona media. Questo ci è venuto da Scortiglino. Magna, primo arrivato. Tu di dove sei? Monte San Biagio. Diccelo, in Monte San Biagese, mortacci quanto è buono. Mortacci quanto è buono, c'è romano però. Santa miseria, la testa. Mamma mia, voglio a fotografare. Mortacci che te sei inventato. Ok. Andiamo a prendere un bel dressing, yogurt intero, sì. Panna acida, sì. Succo di limone, sì. Erbette fresche tipo salvia, origano, maggiorana. Vabbè, mai convinto, dai. Sì. E mo? E mo se magna. E mo se magna. Amici di Braciami Ancora, siamo alle battute conclusive. Eccolo qua, il surf and turf, preparato da uno chef di Ferrara in un ristorante a Terracina. È raccontato da un romano, che detta così pare una barzelletta. Mi pare. Per l'assaggio, prendiamo un pezzo di polpa dell'astice. Ecco, stacca l'astice. Ok. Lo mischiamo, ragazzi, al nostro pezzo di ciccia carnosa col grasso. Ci prendiamo un asparago, eccolo qui. Se lo mangiamo tutto. Ammazza che bomba. No. Villa? No. Mortacci quanto è buono. Ragazzi. Credo a questo punto di aver detto tutto. Sì. Lascerei la restante parte ai nostri amici che ci sono venuti a trovare. Sì, anch'io. Ok. Brava, pagnottella proprio questa. Vai così. Mamma mia, burino proprio. Com'era sta roba? Fenomenale. Un abbinamento diverso da quello che troviamo qua in zona. Ma è vero che tu c'hai un esame domani all'università? Assolutamente sì. Cioè, anziché ripassasse, è venuto qua. Vale assolutamente la pena. Le due consistenze sono da provare insieme, poi col grasso che si va a mischiare al crostaceo, spettacolare. No, puoi dire la verità, eh? No, è davvero cioè, spettacolare. Non è che te meno taglio. È finito.
Abbinamento fantastico. Il piatto parla da sé. Che dici, lo richiamiamo Luca? Ma io lo ospito a casa mia, se perfetto. Vuoi. Quando voleva venire al mare, sta a casa mia. Ragazzi, il piatto conferma che era buono perché non è rimasto davvero nulla. Praticamente mi hanno lasciato l'osso e questo che mi sono prenotato da inizio video. Mortacci quanto è buono. Ragazzi, è qualcosa che... Ma chi ve sei? Mandatevi tutti quanti a... Oddio, che cos'è? Bravo Luca. Ottimo. Anche questa volta abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo. Ragazzi, adesso io vi saluto e finisco la pratica. Grazie alle Palme Beach Village che ci ha ospitato, grazie a Traeger che ci ha prestato il loro barbecue pellet, grazie Luca, spero di riorganizzare al più presto. Quando vuoi. E credo di aver detto tutto, di essere stato esauriente. Un abbraccio ragazzi e che la brace sia con voi. Ciao. Sasa, lo stiamo, dillo bene. Terracina Riviera d'Ulisse. Ma tu chi sei? Perché stai qua? Perché sono un amico di tutti. No, di il tuo nickname, di il tuo auto mention. 100% Graticola, ecco, ragazzi. Signori, a Terracina non si muova foglia che Sasa non voglia e ci ha aiutato a organizzare tutto sta baradam. Grazie Sasa, grazie. Poi torna a magnà, pure arima t'ho fatto. Tieni.